Oggi parliamo di long jerk nella pesca a spinning in mare. Cari amici di Planet Spin, è importante conoscere le esche artificiali per capire poi quando, dove, come e perché utilizzarle per avere ovviamente successo in termini di catture nelle nostre battute di pesca. Ma ecco, prendiamoci del tempo per fare anche un approfondimento sulla conoscenza di queste esche artificiali, quante ne esistono, capiamo un po' la storia, quando sono state introdotte, a quali predatori sono destinati, in che spot possiamo utilizzarle, e quindi capiamo anche un po' quelle che sono le caratteristiche base. Inoltre vi stilo anche una classifica di quelle che sono le 5 esche da me preferite, e vi dico anche perché, cose che non tutti vi dicono, quindi da considerare per anche un eventuale acquisto. Guardiamoci la sigla e partiamo. Andiamo. Al terzo posto troviamo il Mommotti di casa Seaspin. È un'esca che secondo me è tra quelle che oggi citiamo in questo video, è tra quelle maggiormente ideali per chi ha gli inizi, perché è un'esca sì che può essere recuperata in modo tecnico, quindi possiamo gestirla durante le fasi di recupero come meglio ci pare. È un'esca ideale anche per chi è agli inizi, per chi non è molto pratico. Infatti è un'esca che reagisce bene, nuota bene anche con un semplice recupero lento e lineare, quindi ideale per chi comincia e non è molto pratico, non è molto tecnico di gercate, di recuperi particolari. Leggiamo cosa ci dice la casa produttrice in merito. Il Mommotti è un jerk marino, slow floating, ma ne esistono anche di affondanti, che in pochissimo tempo ha riscosso un grandissimo successo. È vero, questo lo posso garantire, perché dal momento della sua introduzione sul mercato non si faceva altro che parlare di Mommotti. È stato progettato per garantire lanci lunghi nelle condizioni meteomarine più difficili, garantendo però una raffinata leggerezza nel nuoto, verissimo, sia nel recupero lineare che nelle gercate, che lo rende particolarmente stabile anche in presenza di correnti laterali e letale nei confronti di predatori apatici. Questa qua è una cosa che io ho riscontrato davvero, perché in tante occasioni ero sicuro della presenza di predatori perché erano nello spot, si vedevano che cacciavano, ma non ne volevano sapere di aggredire le altre esche artificiali. In alcuni contesti utilizzare il Mommotti in quelle condizioni di pesca particolari mi ha portato per fortuna delle belle soddisfazioni in termini di catture. Andando avanti, la scelta dell'armatura passante come quella che troviamo nel Mommotti 190, se non sbaglio, ha costretto ad un particolare impegno progettuale nella distribuzione interna dei pesi in tungsteno, con un'attenzione costante alla perfezione dell'azione di nuoto. Questa esca artificiale è indicata per tutti i predatori come spigola, pescisera, barracuda, lecce, lampuga, occhiate, ricciole, tonnette. È un'esca ideale per tutti i predatori. Vediamo quelle che sono le lunghezze e le caratteristiche principali, quindi le troviamo in dimensioni 115, 140, 180, 190, sia in versione floating, quindi galleggiante, che in versione sinking, e che io preferisco particolarmente in determinati spot quando i pesci si trovano ad una fascia d'acqua, ad una profondità maggiore rispetto a quelle dove circolano solitamente, e quindi con questa esca artificiale, soprattutto il Mommotti Sinking 190, visto che si tratta di un'esca molto affondante, riusciamo subito ad entrare in pesca in queste zone, e è un'esca molto efficace che per essere recuperata, ecco, in modo attrattivo, necessita però di un'attrezzatura dedicata, quindi un'attrezzatura che è leggermente superiore a quella che è la classica combo canna mulinello
come potenza di come potenza, quindi come lure weight, perché il 190 di casa si spinne, il Mammotti 190 si fa sentire davvero bene in canna, quindi abbiamo bisogno di una canna un po' più potente, più pronta, più reattiva per riuscire a muoverlo con efficacia. Come distanza di lancio io ho dato 7 su 10, è comunque superiore alla media. Materiali costruttivi 6-10. L'unico neo, mi sento di dire, che come tutte le esche artificiali soffre la scalfitura derivata sia dai morsi dei pesci, dalle ancorette che sbattono sul corpo dell'esca durante il movimento, oppure dai colpi accidentali che possiamo avere verso gli ostacoli. La verniciatura del Mammotti purtroppo è un punto debole, ma diciamo come tante altre esche artificiali soffre di questa caratteristica. La reperibilità è 9 su 10, la troviamo davvero in tutti i negozietti di pesca, anche quelli là meno forniti di attrezzature da spinning. È un'esca davvero efficace, gli ho dato 8 su 10, che se non erro è tra i voti più alti che ho dato alle esche artificiali, e il costo è 7 su 10, quindi è leggermente superiore rispetto alla fascia media, e quindi è un'esca dal grande e ottimo rapporto, direi, qualità-prezzo. Al secondo posto nella nostra classifica troviamo il Tide Minnow della Duo. Questa è una delle esche che dal momento della sua introduzione sul mercato e della sua distribuzione anche nel nostro paese ha segnato davvero un'epoca, tanto che tanti nuovi pescatori che nel momento in cui è stato introdotto hanno iniziato il loro percorso nella pesca spinning in mare venivano definiti quelli appartenenti alla Tide Generation, perché questa esca artificiale davvero incredibile nelle sue doti di efficacia al momento in cui è stato introdotto, ecco, nuovi pescatori utilizzavano quasi esclusivamente questa esca artificiale nelle loro battute di pesca, quindi nei loro cassetti ne avevano tutti Tide e quindi non consideravano altre esche all'infuori di questa. Leggiamo cosa ci dice la casa produttrice in merito. Il Tide Minnow è un'esca che ha ridefinito gli standard delle dimensioni corporee. È molto facile da maneggiare per le sue dimensioni e ha dimostrato il suo potenziale nel nord del Giappone, non solo con la spigola ma anche con altri predatori di mare. I grandi minnow tendono ad avere molte problematiche, come essere troppo pesanti da lanciare, avere troppa resistenza all'aria durante il lancio, essere troppo pesanti durante il recupero, eccetera eccetera. La casa Duo ha lavorato su questi problemi cercando di creare un'esca che possa essere utilizzata con un'attrezzatura di classe media, quella di della spigola, quindi con condizioni di vento e onde e correnti tipiche della pesca alla spigola. Ha una pronunciata azione oscillazione e rollio, quindi wobbling e rolling, e la forte scia creata dal corpo lungo attraggono i pesci selvatici in una vasta gamma di condizioni. Queste sono un po' le indicazioni che ci dà la casa madre legate alla commercializzazione, ecco, di questa esca artificiale che noi troviamo in davvero una marea di differenti lunghezze e dimensioni. Infatti lo troviamo dai 110, 120, 135, 140, 160, 175 e 200, sia in versioni floating, quindi galleggianti, che sinking. Quindi, a differenza delle altre esche artificiali, nel Tide Minnow della Duo possiamo avere un grande ventaglio di scelta in merito anche all'esca delle dimensioni più ideali al nostro modo, ecco, di voler interpretare il pesce e simulare il predatore. L'affondamento massimo di alcune tipologie di esche artificiali è 130 cm. Una distanza di lancio io l'ho valutata 8 su 10, quindi è tra le più performanti. Materiali 8 su 10, anche in questo caso ho voluto premiare la ditta perché è tra le prime che ha dedicato uno studio, un approfondimento, una ricerca in merito alla progettazione e la realizzazione di questa esca. Reperibilità 8 su 10, è un'esca che comunque la troviamo molto facilmente negli shop
sia sotto casa che gli shop più importanti. Una esca dalla grande efficacia, 8 su 10, è tra le esche maggiormente efficaci secondo il mio punto di vista. Costo 6 su 10. Qualche voto in meno sulla valutazione, perché è un'esca che si fa pagare bene, però ecco, è giustificato dal fatto che è stata un'esca in cui l'azienda ha investito per ricerca e studio. Tra quello che potrebbero essere le condizioni di mare ideali per l'utilizzo del Tide Minnow, secondo il mio punto di vista, secondo il mio modo di pescare, è ideale col mare calmo, poco mosso, ma anche con mare mosso dà il meglio di sé, perché la presenza di questa buona paletta di testa riesce a far entrare correttamente in pesca l'artificiale anche con forti correnti e mare mosso. Questa paletta che noi troviamo negli ultimi modelli del Tide è stata ridisegnata rispetto ai modelli originali, che avevano un difetto strutturale. Infatti in tante occasioni è capitato che nel momento in cui veniva a contatto con il fondo, che può essere ciottoloso, roccioso, ma anche sulla sabbia, oppure con l'impatto verso degli ostacoli, la paletta purtroppo si rompeva. Attualmente questo succede molto molto meno grazie a queste modifiche che hanno introdotto. Tra i predatori ideali per essere insidiati con il Tide Minnow c'è sicuramente il barracuda, tuttavia dà il meglio di sé anche verso altri predatori del sottocosta come il pesce serra e la spigola. Assolutamente i tipi di recupero che io preferisco durante l'azione di nuoto è un recupero lento o intervallato da stop e ripartenze. In fase di stop anche delle gercate, magari per ravvivare ulteriormente l'esca e raffigurare quelle che potrebbe essere un pescetto in difficoltà, quindi interpretare anche un pescetto in difficoltà oppure che tenta di sfuggire da un predatore che lo vuole aggredire. Per quanto riguarda un'ultima considerazione in merito, io vi consiglio la colorazione Ivory Pearl, che è praticamente la colorazione bianco perlato, che soprattutto di notte o in condizioni di acqua scura mi ha regalato delle belle soddisfazioni in termini di catture, soprattutto di barracuda. In tanti casi c'erano dei pesci che inseguivano le altre esche senza mai decidersi a sferrare l'attacco decisivo. Mettendo questo artificiale, recuperi molto lenti, gercatissimi, con questa colorazione sono riuscito ad avere il tanto atteso strike e ve lo consiglio. Siamo arrivati al primo posto della classifica dei long jerk e troviamo, non possiamo fare a meno di trovare, lo Shoreline Shiner della Daiwa, che in molti casi troviamo anche sotto il nome di Saltiga. È la stessa cosa, cambia soltanto il mercato per cui è stato prodotto. La cosa principale di questa esca è che al suo interno è previsto un binario su cui scorre un cilindretto che si sposta dalla coda durante la fase di lancio alla mezzeria, ai tre quarti quando arriva in acqua, e ecco, dona a questa esca artificiale delle doti balistiche eccezionali. Infatti nella nostra, diciamo, classifica lo troviamo al primo posto soprattutto per queste performance, e leggiamo cosa ci scrive la casa produttrice in merito. La Daiwa con lo Shoreline Shiner ha costruito uno dei migliori long jerk minnow oggi esistenti sul mercato. Assolutamente vero. Prodotto in Giappone come gli altri artificiali della famiglia Shoreline Shiner, il Daiwa da 17 cm e 14 cm rientra senza ombra di dubbio nella top 10 dei long jerk da mare per la cattura di grosse spigole, serre e barracuda. Nella mia classifica è al primo posto. Grazie al profilo ultra dinamico e ai due pesi interni a assetto variabile può essere lanciato a grande distanza, questo è vero, rendendolo perfetto e adatto per la pesca delle scogliere. I colori naturali, la sua elevata capacità di mantenere la corrente in maniera perfetta garantisce il suo utilizzo in tutte le situazioni, anche quelle più difficili. Uno straordinario artificiale
Minnow, montato con tre ancore toner ST46 di altissima qualità come materia del corpo e della paletta. Mi ritrovo tranquillamente nelle specifiche tecniche in questa piccola presentazione della casa. Lo troviamo in due dimensioni, 145 e 170 mm, disponibili sia in versione floating alleggiante che sinking. L'affondamento massimo è 80 cm e la distanza è 10-10. Questo qua è un riferimento. Questo è quello che si lancia più lontano di tutti, con il minor sforzo possibile. Anche questa è una cosa da considerare. Qualità dei materiali 8 su 10, ottimi materiali. Reperibilità 7 su 10. Efficacia, anche qui una grande efficacia verso i predatori, e il costo, purtroppo, come il modello precedente, sono esche che si fanno pagare bene. Le condizioni ideali sono, secondo me, per il mare calmo, il mare poco mosso, visto che questa esca è dotata di una piccola paletta di testa, non è un'esca ideale per il mio modo di pescare nelle condizioni con molto mare, con onda e con risacca molto pronunciata. Ideale per predatori come il serra, assolutamente sì, la spigola, il barracuda e anche per i tunnidi. Pescando con i tunnidi dobbiamo prendere molte volte l'accortezza di usare degli amo singoli, quindi andremo a sostituire l'ancoretta con l'amo singolo delle dovute dimensioni. Il tipo di recupero che io prediligo per questa esca artificiale è un recupero medio o a lenta velocità. Molto spesso anche il recupero lineare è quello ideale per la ricerca dei predatori, e a volte possiamo intervallare con delle cercate più o meno forti, più o meno secche. Un altro tipo di recupero che comunque risulta sempre efficace è lo stop and go, quindi pause e ripartenze. Tra tutte le colorazioni vi do questo consiglio: il Charter Rose, quello là bianco con delle fasce arancioni sotto la pancia e delle fasce gialle fluo sul dorso, è quella che tra le tante colorazioni, soprattutto per la pesca in notturna o nei cambi di luce, alba e tramonto, mi ha dato sempre le più belle soddisfazioni in termini di catture, e ve lo consiglio. Cari amici, siamo alle fasi conclusive di questo nostro video, che è un approfondimento per quanto riguarda i long jerk. Ho dato, ecco, quelle che sono le mie esperienze, i miei consigli nell'utilizzo dei long jerk. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like se così fosse, scrivetemi nei commenti se volete che io parli di altre esche artificiali, magari non contestualizzate in questo video, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. E vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo il prossimo video, come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, al prossimo video.